Buongiorno, siamo con Davide Datri, che è fondatore di Sound Reef, Buongiorno. startup romana. Allora, cominciamo a capire chi è Davide Datri e da dove viene. Quindi, qual è il percorso che ha fatto e che lo ha condotto adesso a fare una startup che appunto si chiama Sound Reef e che è un caso molto interessante da studiare. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato. Allora, raccontaci da dove vieni, che tipo di studi hai fatto, quali sono le tue esperienze di lavoro e come hai deciso di diventare imprenditore. Io ho lavorato sempre nell'industria della musica, direi da quando ho 15 anni, 14-15 anni, ho fatto di tutto, dal DJ fino all'organizzazione di festival, montaggio di sound, smontaggio, di tutto proprio, ho venduto CD per strada, ho fatto di tutto nell'industria della musica proprio. E però una formazione di economia, nel senso che a 18 anni, 19 anni, ho finito la università, sono andato in Inghilterra e mi sono laureato in Inghilterra in economia e poi ho preso un master in business economics. E subito dopo il master ho cominciato a lavorare in questa etichetta discografica, questo publisher. Ed è stato forse il primo lavoro veramente strutturato nell'industria e lì ho imparato moltissimo e lì mi è venuta l'idea per questa Bippi, che è la mia prima startup, e in realtà credo che la mentalità imprenditoriale mi venga dalla famiglia dei miei genitori, nel senso non sono propriamente imprenditori, ma sono due avvocati, quindi comunque una vocazione da indipendente, da professionista, insomma. E quindi devo dire che sono, da quando ricordo, veramente da quando ho 15 anni, ho sempre fatto piccole imprese. Da studente, invece di fare il cameriere, vendevo macchine usate che compravo all'asta. Insomma, ho sempre trovato il modo di crearmi un mio piccolo ecosistema e appena ho potuto, insomma, mi sono lanciato in questa prima Tu startup. Poi da lì, 33 quanti anni hai? Ok, ormai, purtroppo, 33. Quindi siamo alla seconda startup, la prima è un'aziendina solida, adesso una boutique company solida, la Bippi, che ci piace così e crediamo di mantenerla così. Questa seconda startup, Sound Reef, è un'avventura molto più grande e molto più scalabile della prima. quindi allora tu sei in Inghilterra, a un certo punto diciamo finisci la tua esperienza lavorativa come dipendente, ti licenzi immagino oppure ti finisce il contratto, insomma quello che sia, allora, a questo punto dici no, adesso io mi metto in proprio e fondo Bitpick e l'hai fondata in Inghilterra, è una LTD la Bitpick. Sì, in realtà la storia è meno lineare, nel senso che io lavoravo in questa etichetta publisher e avevo un buon lavoro, devo dire, insomma, come young graduate avevo veramente un buon lavoro, un buon stipendio. E di notte comincio a fare questa Bippick con un programmatore trovato su MSN, veramente, nel senso che io non l'ho mai visto, è stato il primo programmatore che ha fatto questa Bippick. Non so poi che fine abbia fatto, non era neanche in grado di farla, diciamo. Io avevo pochissimi soldi, c'era il mio cofondatore Francesco Danieli, che lavora ancora come sistemista, però non un programmatore. E di notte cominciamo e quindi io continuavo a lavorare. Dopo, appena lanciata, devo dire che la Bitpick ha cominciato a fare subito un pochino di fatturato. E noi ci siamo cominciati, abbiamo pensato che potevamo lasciare il lavoro. In realtà è stata una decisione tragica, nel senso che dopo 3-4 mesi che eravamo operativi, il poco fatturato che noi facciamo nei 3-4 mesi si è completamente azzerato. E quindi noi siamo stati in apnea per circa altri 6-7 mesi senza nessuna possibilità,
di scamparla perché non eravamo un business scalabile, quindi non eravamo interessanti per gli investitori, non avevamo fondi nostri, situazione di grande paralisi. Probabilmente nel 95% dei casi il team avrebbe chiuso, insomma. Noi ci credevamo, non abbiamo chiuso, abbiamo sofferto, ci abbiamo messo, abbiamo trovato dei lavori, diciamo, che potevano sostenere noi e la nostra piccola società. E poi abbiamo incontrato un business angel italiano che ha rilevato parte della società, quasi la metà, direi, insomma, con un affare non splendido, direi, diciamo, anni dopo, insomma, che però ci ha consentito invece di continuare, guardandolo, diciamo, anni dopo, insomma, direi che era l'unica nostra possibilità e abbiamo fatto bene a perseguirla, perché poi dopo invece ci ha consentito di andare avanti, seppur con mille difficoltà. Quindi questo è interessante questo passaggio, perché appunto come tu dici la maggior parte delle startup con dopo le difficoltà iniziali si sarebbe sciolta, diciamo, no? Sarebbero probabilmente i fondatori ritornati alla ricerca di un posto fisso, diciamo, no? Magari dicendo porca miseria, non è la cosa che possiamo fare, è andata male, non è andata come ce lo aspettavamo. E quando questa cosa accadeva, quando andavate al pub a prendervi la birra, immagino, con il tuo co-founder a Londra, no? A Londra eravate? Sì. Ok. Che vi dicevate per farvi coraggio? Fondamentalmente dice no, ci dobbiamo essere dignosi e andare avanti. Bah, in parte devo dire, appunto, forse la nostra tenacia proviene proprio dalle nostre esperienze personali, sia mia del co-founder, e quindi, diciamo, di persone. Anche il mio co-founder è un autodidatta, non è andato, diciamo, all'università, lavora da quando ha 15 anni. E io pure, come ti ho raccontato, ho sempre avuto, diciamo, i miei lavoretti, le mie cose, mi sono sempre impegnato per mio conto. E quindi a 24, 25 anni, insomma, quando stavamo vivendo questo periodo molto difficile, eravamo pronti a vivere questo periodo difficile, nel senso che neanche chiacchieravamo troppo, devo dire la verità, non ci ponevamo tutti questi problemi. Sapevamo di vivere un grande disagio, sapevamo di vivere un grandissimo rischio. Perché, ripeto, noi entrambi avevamo ottimi lavori e ottimi stipendi e sapevamo che, diciamo, a 25 anni, 26 anni è un momento molto critico della crescita professionale e personale della persona. Però Certo. devo dire la verità che Testa bassa e andare avanti, sì, insomma. poche volte abbiamo pensato di mollare, poche volte abbiamo pensato di mollare e poche volte ci siamo posti il problema. Quello che abbiamo fatto, ci siamo sempre rimboccati le mani e abbiamo cominciato a lavorare. Quando a un certo punto non c'avevamo manco più il programmatore, perché non c'avevamo più soldi, abbiamo letteralmente preso il telefono in mano e chiamato tutto il mondo, proprio tutte le agenzie pubblicitarie, ecco, di comunicazione del mondo, che era il nostro target, semplicemente facendo direct marketing, cioè vendendo, rifacendo quello che facevo da piccoletto, la vendita del CD per strada. Cioè, ho preso il telefono e ho cominciato a chiamare, e da lì ci siamo rialzati con un po' di difficoltà, insomma. Senti, allora non abbiamo ancora detto che cosa fa Bitpick, però, quindi se ce lo racconti in un tweet, no, se ci racconti cosa fa Bitpick. Bitpick ormai è, appunto, una società adulta che potrei dire fa consulenza per le grandi società di comunicazione e di pubblicità. Cioè, se una grande società di comunicazione e pubblicità o un grande brand deve fare una pubblicità, per esempio della Vodafone piuttosto che della Barilla, deve mettere della musica da associare a questa pubblicità, chiama noi. Perché chiama noi? Perché le grandi agenzie pubblicitarie, i grandi brand non fanno questa ricerca musicale da soli, si appoggiano a un consulente musicale esterno, a una società esterna come noi, per varie ragioni, perché il music licensing non è così semplice, perché la ricerca musicale porta via tempo. Noi siamo famosi nell'ambiente per essere delle persone che lavorano molto bene
con la musica indipendente. Sono un team che lavora molto bene dal punto di vista tecnologico, perché dal punto di vista tecnologico questo è un settore dove raramente si offrono dei prodotti tecnologici al cliente, mentre invece per esempio il nostro motore di ricerca funziona molto bene, il nostro modo di licenziare il brano è molto veloce, molto immediato. E inizialmente diciamo facciamo un sacco di cose. Io mi ricordo appunto i primi colloqui con Gianluca Dettori, che furono diciamo molto molto utili, e lui mi diceva: Davide, è tutto carino, tutto bello, ma non si capisce che cosa vuoi fare. E aveva assolutamente ragione, nel senso che noi volevamo fare talmente tante cose che non c'entravano neanche in un flyer. Questo è un consiglio per esempio che mi sento proprio di dare, cioè se c'hai un'idea taglia tutto quello e vai diciamo dritto al core, diciamo, focalizza su una cosa o due cose. Adesso se appunto mi chiedi che cosa facciamo, noi facciamo music consultancies for big agencies. Okay, una frase perfetta. Io ti ho conosciuto, beh, tu a un certo punto hai cominciato a partecipare a una serie di eventi anche a Roma, sei venuto agli Ignite se non ricordo male. Insomma, quindi ci siamo incrociati in queste manifestazioni, e a un certo punto hai cominciato a parlare di Soundreef, che oggi è uno spin-off, diciamo, di Beatpick. Era uno spin-off e adesso è diventata una società totalmente indipendente, anche perché... Quindi come avviene questo passaggio? Cioè, a un certo punto dici: io ho fatto entrare un socio italiano in Beatpick si è stabilizzata, quindi diciamo è una boutique, fa la sua attività, ha una reputazione. A questo punto, come dire, si è rimessa in moto le rotelline, ha detto: vabbè, io comunque devo startuppare comunque, quindi questa diciamo in qualche modo ce l'ho qui, adesso gemmo qualcos'altro. Quindi come avviene questo passaggio? Sì, tu l'hai diciamo descritto bene, nel senso, questa è più o meno la storia. Dopo tre o quattro anni che Beatpick andava avanti, io ritorno sul mio vecchio pallino, perché come ti spiegavo, ho sempre lavorato nell'industria della musica, ma una formazione di economia. Quando mi sono affacciato diciamo al mondo dell'economia, non riuscivo a comprendere come ci fossero delle fortissime distorsioni nell'industria della musica. Era per me completamente incomprensibile, e in particolare era incomprensibile come venisse consentito alla SIAE e alle varie SIAE d'Europa di agire in regime di monopolio. Cioè, non esiste al mondo un'altra industria grande come quella delle royalties in Europa, c'è un'industria da 10 miliardi di royalties che è divisa in 25-26 società, cioè 25-26 società che si sono divise in 25-26 territori. Questo non ha eguali in nessun'altra industria nel mondo, manco l'acqua è così. Quindi io non riuscivo a comprendere come fosse possibile, come la Commissione europea, diciamo, come l'antitrust europeo, diciamo, non facesse qualcosa per questa distorsione. È, diciamo, se vai all'università, le prime due cose che ti insegnano l'antitrust è: non puoi fare price fixing e non ti puoi dividere i territori. Sono due regole basi, proprio. E poi, studiando un po' la storia, mi accorgo che negli Stati Uniti la situazione era simile fino al 1945, quando l'antitrust americano, che sappiamo funzionare molto meglio di quello europeo, avendo una storia più anziana di quello europeo, fece causa alla società di collezione di compensi americana, dicendo: tu questo giochetto non lo puoi fare, deve essere un mercato competitivo. Questo nel 1945. Io quindi riprendo in mano questo pallino e comincio a girarmi studi legali, dicendo: guardate, questa cosa non è possibile, a me non interessa ciò che l'Italia ha scritto nel codice civile, perché non vi sono dubbi che nel codice civile viene dato un'esclusività di mandato a SIAE, questo è indubbio, cioè il 180 lo dice chiaro. Però io dicevo: a me non interessa quello che tu scrivi nel codice civile o quello che tu pensi a livello nazionale, a me interessa
il mercato dell'Unione Europea, e nel mercato dell'Unione Europea questo non credo che possa essere consentito. E infatti non era consentito. Io mi girai tantissimi avvocati, tantissimi studi legali che mi prendevano per matto, ma in realtà perché erano avvocati esperti di diritto d'autore. Ma io non dovevo cercare un avvocato esperto di diritto d'autore, dovevo cercare un avvocato esperto di diritto d'autore, ma anche di antitrust, e soprattutto di antitrust. E ho trovato lo studio legale giusto quando ho messo insieme vari studi legali in Italia, in Inghilterra, in Spagna, facendoli parlare tra loro, facendoli confrontare anche con avvocati esperti di antitrust, mettendo insieme tutti i pezzetti, dicendo: signori, questa storia non può essere così. Quindi adesso noi prendiamo e cominciamo a operare. Ci facciamo la nostra società di collezione di compensi in Inghilterra, dove il mercato è libero, perché in Inghilterra uno si può fare la propria società di collezione di compensi, e da lì facciamo concorrenza in tutta Europa. E voglio vedere chi è che ci dice qualcosa. Se ci dice qualcosa, ci deve venire a fare causa la Commissione europea e non nel territorio italiano, nel territorio francese. In realtà sono stato fortunato perché a metà 2008 la Commissione europea si esprime in merito attraverso questa decisione, la decisione CISAC, che dice che le società di collezione di compensi devono essere in concorrenza tra loro all'interno dello spazio europeo. Devono, non possono, devono, perché ogni autore editore ha il diritto di iscriversi alla società di collezione di compensi che meglio lo rappresenta, ed ogni utilizzatore ha il diritto di comprare il servizio da chi meglio, diciamo, può offrire un servizio. E questo ovviamente ci ha dato molta forza, molto coraggio, perché un conto era andare, diciamo, dai clienti e raccontare una propria opinione, un conto è andare a raccontare ai clienti un certo fatto, anche molto strano, anche molto nuovo, però con un pezzo di carta della Commissione europea. Quindi io continuo a fare questo lungo market test con BPI, che da inizio 2008 fino alla fine del 2010, perché avevo imparato tante cose con BitPick. Avevo imparato che se devi andare da un fondo, da un angel o da una persona, vacci quando sei pronto, vacci quando c'hai idee chiare, vacci quando c'hai ancora meglio un market test, vacci quando la tua idea sta in piedi, ok? E non è soltanto idea, e soprattutto hai dimostrato di volerci lavorare con i soldi tuoi, con il tuo sacrificio, di voler rischiare tu in prima persona. E quindi decisi di fare questo lunghissimo market test, dove mi andai a prendere delle catene già molto importanti, perché io ho preso già nel 2008 il gruppo Interbis, che è il sesto gruppo italiano con oltre 2000 supermercati, Sidis e Maxi Sidis, con questo sistema, e non feci neanche un comunicato stampa. Niente. Fui molto molto low profile. Molto. Feci i fatti miei fino a novembre 2010. A novembre 2010 decisi che la cosa stava in piedi, che c'avevo un market test importante da mostrare ai miei investitori, e uscì con il marchio Soundroof, e da lì poi, insomma, magari lo raccontiamo dopo che cosa è successo, insomma. Quindi Soundreef sostanzialmente vuole fare concorrenza alla SIAE. Soundroof fa concorrenza alla SIAE, sì. Voglio dire, insomma, detto considerando, come dire, appunto, che la SIAE e tutti gli altri sono quasi dei totem intoccabili, non è male come ambizione. Anche se, ecco, insomma, c'è da dire, appunto, che perlomeno SIAE è in situazioni talmente drammatiche di gestione, diciamo, negli ultimi 10 anni perlomeno, insomma, no? Che effettivamente non è solamente una questione di trust, insomma, credo che sarebbe, diciamo, introdurre degli elementi di competitività non può che far bene al settore, no? Perché poi dopo, no? Ci sono queste strutture che diventano parastatali, che si siedono su se stesse e diventano parassitarie, no? Quindi, allora, quindi fai il tuo bravo market test, la cosa funziona, a questo punto dici, beh, adesso scaliamo, immagino. Sì, assolutamente. Mi rendo conto di stare in un mercato molto molto grande, come ripeto, 10 miliardi di royalties. Mi rendo conto di essere in un mercato completamente vergine. Perché la cosa incredibile è che noi abbiamo visto l'industria della musica dal 1996-97 in poi fare di tutto,
di tutto, cioè distruggere completamente un'industria e ricrearla sostanzialmente, ma non sono mai stati toccati all'innovazione questi 10 miliardi di royalties in Europa. Nessuna startup ha mai lavorato in questo mercato. Una cosa veramente incredibile che io non mi sarei mai aspettato sostanzialmente, perché sì, ripeto, seguivo questo settore sin dal 2003, feci già una tesi sull'argomento, già il mio master nel 2001, 2002, quando era, insomma, ma non mi sarei mai aspettato di trovare una situazione di questo tipo. Allora faccio questo lungo market test e soprattutto divido, cerco di capire perché 10 miliardi di royalties, mi rendo conto che erano anche troppe da attaccare, quindi allora cerco di capire, diciamo, di Da dove parti? segmentare questo mercato, sì, e cerco di capire perché, appunto, come dici te, andare dagli investitori a dire io voglio fare concorrenza alla SIAE, quello dice sì, va bene, caro mio, ma di che cosa stiamo parlando? Andare dall'investitore a dire guarda che io voglio lavorare in una nicchia di mercato molto ben precisa, che è facile da raggiungere e che poi dopo abbiamo una vision scalabile, è tutta un'altra storia. Certo. Quindi io mi presi questo settore, che è il settore della musica d'ambiente e che è la musica in diffusione nelle grandi catene, nella GDO e GDA, perché queste grandi catene pagano un forfè annuale a SIAE. Forfè molto alto in alcuni casi, perché non so, una CRAI può pagare 4, 5, 600 mila euro l'anno di SIAE. Ma Sì, davvero? sono contratto. Considera che uno dei nostri clienti più grandi pagava 1,5 milioni l'anno di SIAE. Ma scusa, una domanda, scusami, rispetto a queste cifre, che senso ha mettere la musica negli ambienti? È per loro ormai una condizione necessaria per due ragioni. Primo, perché un supermercato senza musica è un supermercato, è vero che la musica è marginale, ma un supermercato senza musica è un supermercato freddo. Ed è ormai una pratica molto consolidata quella della musica nei punti vendita. Non è ipotizzabile per un direttore marketing di una buona catena non mettere musica, a meno che non sei un discount, insomma. E la seconda ragione è il personale che ci lavora. Perché il personale che ci lavora è un personale che sta 8, 9, 10 ore a una cassa o a mettere prodotti su uno scaffale. La musica è un aiuto per loro, i direttori marketing lo sanno, insomma. Interessante. Devi anche considerare che sì, io ti ho parlato di il più grande cliente che paga 1,5 milioni a SIAE, ma devi anche considerare che questi sono gruppi da 600, 700, 800, 900 milioni di euro di fatturato l'anno. Quindi sono comunque cifre contenute, insomma. Certo. Detto questo, io mi rendo conto di poter offrire un servizio migliore di quello di SIAE e soprattutto meno costoso di quello di SIAE, mi rendo conto che questi fanno dei contratti molto grandi, mi rendo conto che in Italia parliamo di 200-250 clienti, perché voglio dire, i gruppi GDO e GDA in Italia sono 200-250, ciò significa che devi andare a parlare con 200-250 direttori marketing, quindi è, diciamo, assolutamente fattibile. Mi rendo conto che dall'altra parte autori, editori e etichette vivono in una totale oscurità in questo settore, nel senso che la SIAE, bene che va, gli manda un assegno a fine anno senza dirgli se dove la loro musica è stata suonata e che cosa è successo. Perché la SIAE in questo determinato settore non divide le royalties secondo ciò che è stato effettivamente suonato, ma divide secondo dei criteri decisi dal consiglio di amministrazione, se la suona e se la canta, in sostanza. Ma la cosa più incredibile è che loro si difendono dietro, non sappiamo cosa viene suonato, non possiamo saperlo. Questo è assolutamente una stupidaggine dal punto di vista tecnico, è assolutamente fattibile, infatti noi lo facciamo. Probabilmente non è fattibile per il 100% del mercato per una serie di ragioni, ma se tu puoi farlo per l'85% del mercato è sicuramente meglio di zero, Certo. insomma.
E quindi mi rendo conto che ho una situazione win-win, perché da una parte posso dare un servizio molto più trasparente ed efficiente a autori ed editori di etichette, e dall'altra parte posso dare un servizio meno costoso e migliore al cliente. Infatti all'autore editore e l'etichetta noi offriamo un account dove loro si loggano e vedono su una Google Map dove sta suonando la sua musica, con proprio punti luminosi, punto vendita preciso, quanto stanno guadagnando tipo contatore in termini di royalties e quando verranno pagate. E il cliente risparmia addirittura fino al 50%, quindi ci sono nostri clienti che risparmiano centinaia di migliaia di euro l'anno con il nostro servizio. E la cosa incredibile è che noi gli diamo, per esempio, tutto il palinsesto radio, gli facciamo tutto il canale radio per tutto l'anno, gli facciamo la consulenza targetizzata, gli diamo della musica doc per loro, tutta una serie di cose che con SIAE non hanno mai avuto. In questo mercato in Italia vale 70 milioni di euro e in Europa vale 1 miliardo e 3, solo quello della musica d'ambiente. E voi quanto ne volete raccogliere? 100%. No, 100% non credo sia possibile, però io credo che insomma puntiamo realisticamente a 5-6%, 7% del mercato, una cosa del genere. E la cosa veramente interessante è che, come ti dicevo, le royalties sono divise, sono segmentate, ed è quello che noi stiamo facendo, è una segmentazione sempre più drastica di queste royalties. E quindi noi partiamo dalla musica d'ambiente, ma il livello successivo sarà le royalties derivanti da internet, Certo. perché lì c'è una giungla. Cioè, se per la musica d'ambiente le cose funzionano male, per internet le cose non è che funzionano male, sono inesistenti. Cioè, non esiste proprio infrastruttura che gestisce le royalties derivanti da internet. Senti, Cioè, se parli con l'autore. Sì, scusa. no, sono assolutamente, poi ogni tanto la SIAE minaccia gabelle. Strane su, metti il video, non metti il video, amo queste robe. No, senti, qui tu hai un mercato, beh, il classico mercato duale, no? Cioè, da un lato hai i negozi, sostanzialmente, le catene in cui trasmettere la musica, e dall'altro lato devi convincere gli autori a venire da te. Quali sono gli autori che tu oggi puoi trasmettere dentro ai negozi? La parte musica è stata semplice, un po' perché noi veniamo da una buona esperienza nell'industria musica e quindi conosco, diciamo, molte persone in questa industria. Ma al momento infatti non siamo neanche aperti, Soundriff non è neanche aperto all'autore indipendente. Noi al momento lavoriamo principalmente con medio grandi editori e etichette. Semplicemente alzare il telefono, stiamo facendo questo, ti interessa? E la risposta è sempre sì. Perché effettivamente quello che noi facciamo, ma io sono stato da dei grandi editori in Italia, senza fare i nomi, ma dei editori che hanno fatto la storia italiana e soprattutto hanno fatto le regole in SIAE e che probabilmente hanno anche mangiato insieme a SIAE riguardo a certe cose. Quando noi siamo andati a trovarli, questi ci hanno detto, e con loro stiamo infatti trattando in questo periodo, loro ci hanno detto: guardate, è vero, noi abbiamo fatto le regole, abbiamo fatto questo, questo e quest'altro, ma siamo stufi di una situazione di totale immobilismo da parte di SIAE o comunque questi ministeri, perché non è che la SIAE è peggio delle altre SIAE europee, Ah, certo. intendiamoci, sono più o meno tutte uguali. La SGAE hanno arrestato tutto il consiglio di amministrazione 5 mesi fa perché si sono rubati 550 milioni di dollari dagli autori col giochetto delle consulenti delle società esterne. Quindi, insomma, siamo in situazioni molto difficili, insomma. E questi, quindi l'approvvigionamento della musica non è un qualcosa che mi sento di dire sia Un problema, complicato. ok. A questo punto cominci a ti rimetti in pista per cercare dei fondi. Da chi vai? No? Ti sei fatto il giro dei vari business angel italiani, le varie strutture di business angel. Come sei arrivato sostanzialmente? Tu oggi sei stato finanziato, quindi diciamo sei in una fase in cui hai la disponibilità per far scalare Soundreef, e per dimostrare che non solamente è un business fattibile, risolve un problema, ma che effettivamente può diventare un'impresa di dimensioni generose.
ragguardevoli, insomma, importanti. Ti sei fatto, credo, il tuo bravo, la tua brava presentazione, hai cominciato a bussare alle porte. Non lo so, eh. Scusa, devo prendere un attimo il trasformatore del computer. Sì. Non lo so. Eccoci, scusami. Eccoci, no, figurati. Quindi, sostanzialmente ti rimetti alla ricerca di ti metti alla ricerca di fondi. Sì, devo dire, allora, la strategia di essere molto molto low profile per un anno e mezzo, non raccontare cosa si stava facendo, non farsi pubblicità, acquisire fatturato, acquisire clienti, ha pagato moltissimo, nel senso che io non ho praticamente mai cercato un investitore in questo periodo. Sono stato molto raramente ad eventi, ho fatto raramente dei pitching, anzi quando l'ho fatti mi sono scelto molto attentamente dove farli e in quale contesto farli. Ho usato molto una tecnica, diciamo, come si può dire, di cercavo di essere prezioso, mettiamola così, ok? Ho detto, vediamo un attimo se la voce gira tra gli investitori in Italia sono pochi, insomma 5-6, ho detto vediamo un attimo se la voce gira, senza che io cerco, vediamo un attimo se mi cercano loro, vediamo un attimo se riusciamo a fare il contrario. Ed effettivamente è stato così, sì e no, poi dopo, insomma, nel senso, invece poi a volte mi sono fatto introdurre, a volte ho cercato, però allora ho preso subito un seed molto velocemente da Labs Venture, quindi Luigi Capello, a gennaio, ho preso 85.000 euro, ma veramente a una rapidità incredibile da parte di El Venture and Labs, perché in 3 settimane ci siamo messi d'accordo, ci siamo conosciuti a novembre, diciamo, abbiamo fatto una trattativa a dicembre, sarà durata 2-3 settimane, a gennaio già era fatta la cosa, insomma, compreso le vacanze di Natale. Dopodiché io sono stato, mi servivano solo appunto un 100.000 euro, una cosa del genere, perché avevo già un po' di fatturato, quindi io volevo, diciamo, stare altri 6 mesi a fare altri clienti, insomma, ad andare un po' più avanti, diciamo. Dopodiché quando... ho anche rischiato molto, devo dire, ho rischiato moltissimo, perché effettivamente io sono arrivato a giugno-luglio che eravamo un passo dal finire i soldi, sostanzialmente, veramente un passo. Però io quello che volevo era andare a fare un round più importante con una solidità dietro di me, cioè facendo vedere che la cosa era veramente possibile e che crescevamo giorno dopo giorno e che clienti importanti ci seguivano. E quindi mi sono rischiato, ho preso questi 100.000 euro, ho fatto altri 6 mesi così, siamo cresciuti ancora, dopodiché a luglio veramente è stato tutto rapidissimo, nel senso che io ho visto nell'arco di un mese, o perché mi hanno chiamato o perché delle persone mi hanno introdotto, mi hanno portato dicendo ah, la cosa mi interessa, ci metto dei soldi anche io, andiamo da questo fondo che vediamo un attimo se ci seguono. Ho visto nel giro di 3 settimane, ho fatto riunioni one to one con Yag, Yag più volte l'ho visti, con 360, con Piemontech, con Quantica e con questa famiglia di industriali che a sorpresa era entrata, diciamo, in questo giro, insomma. E a fine luglio avevo già 2 offerte, insomma, cercando a fine luglio avevo già 2 offerte concrete per un'esclusiva, quindi per entrare in due diligence, insomma, forse, insomma, senza dire, diciamo, le offerte, però un'offerta era, diciamo, da uno di questi che vi ho menzionato e l'altra era da questa famiglia di industriali.
Io non ho messo in competizione queste persone dal punto di vista della valutazione e né dal punto di vista dell'investimento. Questa è una cosa che non ho fatto e sono sempre stato molto chiaro con loro, con tutti quanti. Io ho detto, io voglio questa valutazione, voglio questi soldi, non mi interessa che tu mi fai una valutazione più alta o mi dai più soldi, non è quello che mi interessa. Quello che mi interessa è altro, cioè ciò che tu puoi fare con me. Accanto a me, a parte i soldi sostanzialmente, come ci troviamo, quanto siamo veloci anche a chiudere, perché come dicevo, insomma, io ho bisogno di chiudere molto velocemente, insomma. E quindi devo dire che questa è stata una cosa anche apprezzata, insomma, il fatto che io non andassi là a fare il mercato su dammi 50, valutamela 50.000 euro in più o 50.000 euro in meno, non era quella la mia intenzione. Sono stato anche molto duro, nel senso che quando mi hanno detto no, secondo me stai cercando una valutazione troppo alta, io ho detto signori non c'è problema, ci sentiamo più avanti, insomma, io avevo le idee molto chiare e le ho trasmesse a tutti quanti da questo punto di vista. Devo dire che chiunque, con chiunque ho parlato ho avuto un'ottima impressione, tutti, tutti, veramente tutti. Io posso capire che forse questi fondi in Italia, io non ho grandissima esperienza tra Italia e America, insomma, quindi non so dire. Quindi sento molte critiche, sento valutazioni basse, alte, non lo so, ma io devo dire che ho incontrato tutte persone che sono state molto, molto, molto gentili con me, molto, molto disponibili, molto trasparenti, molto veloci ed efficaci e soprattutto ogni volta che ho fatto una riunione ho imparato tantissimo, perché se vai di fronte a questi signori con molte, molte A, penso che puoi imparare molto, insomma, anche da un no. Compreso Certo. Gianluca Dettori che mi disse appunto no 3 anni fa con l'IPIC e che poi dopo abbiamo riparlato di Sandrif, ma io ogni volta ho imparato moltissimo da lui e anzi devo dire che quando il suo no con l'IPIC mi fu di molto aiuto perché però Guarda, questa è una cosa sì. sì, devo dire che diciamo, c'erano molte aziende che hanno avuto no da Dettori che poi stanno facendo grandi cose, quindi è una validazione importante, Dettori. Porta quasi bene Lui avere c'ha il no da un. Dettori. No, non lo so. Non lo. È che magari il no non dipende Con soltanto da lui, simpatia, dipende da. ovviamente, no, Certo, assolutamente. No, no, è ma che non io dipende capisco, guarda. soltanto lui, dipende anche dai suoi soci, insomma. Quindi a volte diciamo magari là ci sono idee No, ma diverse. sai, poi Però lui lo fa con anche molto per. stile, ti dà dei consigli molto buoni e ti sprona sempre. E almeno nel mio caso ci ha aiutato anche con due o tre cose, insomma, il server, quello, quell'altro. Ah, ma poi c'è da dire insomma che Dettori lavorando in un'area che è quella proprio del very early stage, generalmente come dire, interloquisce con persone che spesso hanno solamente l'idea, no? Quindi Sì. diventa veramente molto difficile riuscire a capire se questa idea poi diventa qualcosa di concreto o meno, e quindi insomma è assolutamente comprensibile. Con simpatia, che so, io con Gianluca ci ho lavorato negli ultimi 3 anni per Working Capital, quindi ho avuto modo di apprezzarmi e di farmi dire di no su tutta una serie di cose su cui aveva assolutamente ragione a dirmi di no. Quindi, quindi io sono stato baciato anche io, e quindi spero che la prossima startup sarà un grande successo. Senti, tu hai un socio, quindi che non è solamente un socio finanziatore, ma di fatto è un socio industriale, cioè tu ti sei andato a cercare un partner che ti può aiutare a costruire il business, dico bene? Da quello che ho capito. Se non proprio a costruire il business, mi può aiutare su tutta una serie di cose. Quindi al momento Sandrif, i soci in Sandrif sono L Venture e Labs, ovviamente, con una piccola quota, io con una quota di maggioranza. Gabriele Valli, che era l'imprenditore angel che comprò una parte di BitPick, che quindi poi è passato in Sandrif. Francesco Danieli, che era il mio cofondatore in BitPick, che poi è passato anche lui in Sandrif, e adesso questa famiglia di industriali che comincia ad avere, diciamo, una quota importante e che forse, diciamo, ne avrà una ancora più importante nel 2012, perché abbiamo, diciamo, Investito. ragionato su un investimento
non posso dire la cifra precisa, ma perché ancora non è pubblico, però abbiamo ragionato su un investimento iniziale tra le 600.000 euro e il milione di euro, quindi che abbiamo concluso con successo, e però ragionando anche su un follow-up nel 2012 molto grosso, diciamo. Vediamo un po' che succede, se raggiungiamo i target, insomma. Però sì, loro sostanzialmente, prima di tutto, sono stati velocissimi, cioè proprio velocissimi. Cioè, mentre diciamo l'altra parte che ci aveva fatto un'offerta, che era anche un'offerta molto interessante, diceva tu mi devi dare un'esclusiva per 2 mesi e passa, e durante questa esclusiva io mi faccio tutta una due diligence, che è una due diligence che non va a vedere se tu mi hai detto la verità o meno, ma va a vedere se veramente la cosa mi interessa o meno. E questo a me non piaceva. Dicevo, no, questa cosa tu la devi vedere, secondo me, non in esclusiva, la devi vedere prima, ok? Quello Certo. che tu puoi vedere in esclusiva è se io ho detto la verità o meno. Certo. Questo puoi vedere in esclusiva. Perché altrimenti mi metti in una situazione molto complessa, perché io sto in esclusiva con te per 2 mesi. Ovviamente, se poi le cose non vanno bene in un mercato così ristretto, con 5-6 diciamo interlocutori, non è semplice poi tornare dagli altri e dire no, io sono stato 2 mesi in esclusiva e la cosa è andata bene o Certo. male, che me ne dicano, perché loro dicono ah no, è assolutamente normale. No, secondo me non è normale, ma questo è semplice sales, non è venture capital, cioè è semplice sales. Sono stato in esclusiva con te per 2 mesi, le cose non sono andate bene. Devo dire che quando torno dagli altri, quantomeno mi offriranno delle condizioni, diciamo, peggiori di quelle che potevo Certo. contrattare prima. Quindi quella è una scelta molto delicata. Dall'altra parte c'era questa famiglia di industriali che diceva sostanzialmente: no, noi abbiamo fatto già praticamente tutta la due diligence, la cosa ci interessa molto, sta in piedi e tutto quanto. Ci serve soltanto una diligence dal punto di vista legale, dal punto di vista dei contratti, perché là c'erano dei contratti che io avevo fatto, e quindi ci servono, diciamo, almeno 2 o 3 settimane per capire. Ti devo mettere le costole, un po' di avvocati, un po' di commercialisti, un po' di fiscalisti, per capire se quello che tu hai fatto è veramente, diciamo, legale, e comunque, diciamo, se sta in piedi, se mi hai detto tutta la verità, non ti preoccupare, ci metto 2 settimane. L'importante è che mi dai massima disponibilità per 2 settimane. Ci hanno messo 2 settimane, cioè la cosa è assolutamente possibile. Basta pagare dei professionisti seri, uno studio legale serio, basta pagarlo bene, uno studio di commercialisti pagato bene, e quelli in 2 settimane ti riportano pure le mutande, insomma, non è che voglio dire. E infatti, dopo 3 settimane abbiamo, poi dopo insomma, ci siamo un po' dilungati perché c'erano dei piccoli dettagli sul contratto, insomma, finali, ma in sostanza in 2 o 3 settimane avevamo trovato l'accordo, diciamo. Poi ci sono state altre 2 settimane per raffinare l'accordo, insomma, però era fatto sostanzialmente. E loro, una cosa importante, prima di tutto non mi hanno fatto pagare la due diligence, cosa che mi avevano chiesto di pagare tutti gli altri fondi, e questo non mi sembrava corretto. Cioè, tutti gli altri fondi italiani dicevano sostanzialmente la due diligence la paghi tu, cioè la paghi tu se investiamo su di te. Cioè, io ti do 800.000 euro su questi 800.000 euro ti scalo le 30-40.000 euro che io ho speso di fee legali, commerciali o fiscali durante la due diligence. A me questo sembrava veramente strano, diciamo, però insomma, con tutto che mi sembra, beh, insomma, questi altri dicevano, non me l'hanno neanche detto, mi è passato neanche per la capoccia una cosa del genere. Non è proprio nella loro mentalità, una famiglia di industriali non. Cioè, ognuno si paga le spese legali Certo. sue, insomma, cioè, no? Sì. Come qualsiasi transazione nel mondo, Sì. insomma. E poi, appunto, l'estrema velocità, l'estrema liquidità, cioè, queste erano le persone che dicevano: sì, vabbè, ma tu stai appresso a questi, devono deliberare e fare, noi i soldi sono qua, sono in banca, siamo in Senti, due a decidere. adesso tu stai costruendo il team, che ho visto che avevi postato su Italian Startup Scene. Anche di, diciamo, hai assunto recentemente o stai ancora cercando degli sviluppatori, qualche problemino. Siamo a 50 minuti quasi di chiacchiere,
Quindi ci siamo. Però va bene perché è molto interessante, quindi io non ho, avendo superato il limite dei 15 minuti su YouTube, posso caricare video, diciamo, quanti ne voglio, della lunghezza che voglio. No, il team. È difficile trovare soprattutto personale tecnico, non sei il primo che me lo dice, me lo stanno dicendo praticamente tutti i founder con cui sto parlando. In Italia sembra difficile trovare personale tecnico disposto a lavorare in una startup. Sì, no? Assolutamente sì, Sì. assolutamente sì, abbiamo avuto grandi difficoltà, nel senso che sembra esserci un grande divario, cioè nel senso noi volevamo dei grandi professionisti, insomma, degli ottimi professionisti pagati bene, con ottime condizioni di lavoro e tutto quanto. E sembra esserci un grande divario in Italia, ci stanno chi vuole lavorare nelle startup che però ha molta poca esperienza e anche diciamo anche dal punto di vista proprio professionale, insomma, non soltanto tecnico, diciamo, anche dal punto di vista proprio caratteriale. E poi ci sta l'ottimo professionista che però sembra voler lavorare a Microsoft, a Oracle e basta, non sembra voler lavorare in una startup. Sembra, cioè, beh, la startup non è considerata, non sembra essere considerata come una risorsa, cioè come un posto dove si può lavorare anche guadagnare bene, ma anche divertendosi e diciamo, ottenere delle soddisfazioni personali. Questo che diciamo, può essere visto come un vantaggio da ottimi professionisti in Inghilterra piuttosto che in America, in Italia sembra essere vissuto come uno svantaggio, diciamo. È indubbio che in una startup siamo tutti molto più precari e questo precariato in Italia non piace, diciamo, al Beh, grande ma poi non è che professionista. nel mondo del sistema integrator dei sistemi integrator ci siano, cioè voglio dire, nella mia piccola esperienza c'è un mercato del body rental che veramente, cioè non è che dici, sai, vado su, oggi come oggi, quando io avevo i miei amici che uscivano dall'università di ingegneria, il loro sogno era andare a lavorare in Accenture e in queste altre società come dipendenti di queste società, no? E facevano tutto il loro bravo percorso con la massima aspirazione era diventare partner, no? Diciamo, di queste aziende. Ma molte figure tecniche invece vanno a finire poi nelle società di body rental, quindi quelle che diventano subfornitori dei subfornitori per i grandi progetti. Quindi, come dire, insomma, io piuttosto che fare quel percorso nelle varie engineering, LSAC, Datamat, bla bla bla, eccetera, insomma, me la sparerei una cartuccia prima. Assolutamente, concordo con te. Tra l'altro, hai fatto il nome di engineering che, per esempio, appunto sono venuti molti candidati da engineering, eccetera, eccetera. Che poi fossero seriamente intenzionati a lavorare in una startup, non lo so. Alla fine abbiamo preso, pensa, a parte un direttore tecnico che era diciamo già interno a noi, ma a parte Francesco che è il co-founder che fa il sistemista, abbiamo preso un programmatore croato bravissimo, che è un giramondo, insomma, già stato in America, in Inghilterra, già stato in Italia, tutto quanto, e un marchigiano strappato a un'altra startup, insomma. Ok, e il colloquio glielo fate, quindi il tuo socio farà la parte tecnica e tu farai più la parte, diciamo. C'è un primo colloquio, diciamo, molto generico dove io verifico alcune condizioni minime per lavorare insieme e dopodiché ci sta un colloquio tecnico, sì, in cui si fa prima un colloquio tecnico orale e poi il terzo passo è un test pratico, facciamo risolvere quattro bug del sistema, più Interessante. una piccola prova teorica. Mi sembra saggio. Io nel mio piccolo che mi occupo, diciamo, occupandomi di comunicazione, gli faccio fare un riassunto. Perché, sì, perché ho scoperto che i laureati non sanno fare riassunti. Anche quelli di scienze della comunicazione, diciamo, quelli che teoricamente dovrebbero saper scrivere. Diciamo, io ne secco il 90% sul riassunto. Guarda, rispondi alla porta aperta perché proprio adesso abbiamo cercato il ruolo per un social communication coordinator. Ma sai, ho ricevuto 400 curriculum, ma ho avuto una serissima difficoltà a selezionarle 2 o 3. Nel senso che sì, alla fine l'abbiamo trovata, una ragazza americana, infatti, che vive in Italia, che ha, diciamo, adesso siamo diventati già una decina, 10-11 persone, insomma. Cos'è che ti fa scattare la molla e dici questo lo voglio, voglio lavorare con questo ragazzo, con questa persona? Innanzitutto, quant'è l'età media vostra? 30. 30, quindi, e cos'è che ti fa scattare la cosa e dici questo è mio?
questa è mia, mi dicono qui c'è un. Prima, la prima cosa sicuramente devo vedere nei suoi occhi una grandissima passione e voglia di lavorare con noi. Questa è la prima cosa. Cioè, se sei un bravo professionista, ma non vedo nei tuoi occhi una voglia proprio di lavorare con quello che noi stiamo facendo e di crescere, diciamo, in quello che noi stiamo facendo, non ti posso prendere, diciamo, a prescindere, diciamo. La seconda cosa è sicuramente, diciamo, una voglia di lavorare in team e crescere in team, ma essere anche molto indipendenti e molto proactive. E la terza cosa è umiltà e educazione, direi, e precisione sostanzialmente. Umiltà, educazione e precisione. Quindi non mi piacciono i protagonisti, non mi piacciono le prime donne, non mi piacciono. Beh, anche Bisogna. perché generalmente tendono a essere distruttivi nei team perché tendono a monopolizzare il team per il proprio, settando la propria agenda, diciamo, no? Quindi sono difficili da. Se devi costruire il team è difficile da gestire personalità come queste. Magari ecco, in contesti più grandi hanno senso perché fanno delle cose molto specifiche, molto verticali, allora fanno la prima donna sulle loro cose. Però tu li prendi poi, diciamo, li utilizzi alla bisogna, ma poi nel team invece effettivamente come cambia? Adesso vabbè, forse ci avrai ancora troppo poca storia, ma insomma, da siamo due co-founder, tre co-founder a siamo 10-12 persone. È complicatissimo, è sicuramente un qualcosa, infatti su Italian Startup Scene secondo me si discute molto poco di questo, ma la gestione del team, la gestione dei rapporti personali all'interno del team penso che sia la cosa più difficile per un fondatore o un amministratore capo, un CEO, senza dubbio proprio, nel senso che è molto molto complesso non soltanto assumere, ma molto complesso gestire, organizzare, relazionarsi, parlare, essere comprensivi, essere duri quando bisogna essere duri. È veramente un qualcosa che si impara soltanto con l'esperienza a spese proprio, facendo un sacco di errori proprio, perché non c'è libro che puoi leggere, non c'è storia che puoi farti raccontare, è proprio una cosa in cui ci devi sbattere la capoccia proprio. Infatti bisognerebbe parlarne molto di più, ma proprio dal punto di vista pratico, cioè, questo ha fatto così, io che ho fatto però. No, no, ti capisco perché poi passi in un ruolo, diciamo, psicologico, no? Cioè, in cui devi capire, sono personalità, tu non hai una struttura, voglio dire, quando hai una struttura molto piccola, i singoli fanno la differenza. E i caratteri dei singoli fanno la differenza più che le competenze, perché se tu hai qualcuno di un carattere curioso, cioè i gap di competenza li colma in qualche modo, i gap caratteriali no. E in un team magari di 10 persone avere un rompicoglioni, detto proprio se fuori dai denti, diventa veramente problematico perché diventano degli elementi destabilizzanti. Oppure gestire piccole cose, insomma, no, ti capisco perché io ho le stesse identiche difficoltà e io ho moltissima difficoltà a gestire i rapporti con il team e diciamo, con i miei collaboratori perché effettivamente è difficile, oggettivamente, come tu magari sei concentrato sulle tue cose, invece devi, come dire, fare da oliatore, da cercare di capire come. Anche che clima si sta creando, quali sono le cose Sì, da. Non è sì, affatto male, è molto interessante. diventi, no, poi ti porta via anche molto sai, cioè per creare, per essere creativo, per inventarti nuove cose, per sviluppare il business, devi avere pure un po' la mente sgombra. Certo. Se durante il giorno litighi con micromanagement, litighi con tutta una serie di questioni personali, non è semplice, perdi un po' focus da questo Sì. punto di vista, perdi un po' la creatività, insomma. Infatti adesso insieme una delle cose che ho fatto molto recentemente, c'è questa persona Luigi che lavora ormai con noi da 3-4 anni e di cui mi fido moltissimo, ci ha sempre aiutato tantissimo. Lui è stato, diciamo, diventato direttore delle operazioni adesso, una specie di direttore generale, e lui si occupa molto di micromanagement al momento. Questo mi ha consentito, diciamo, di ritornare un po' a fare alcune attività, diciamo,
un po' più di vision, un po' più di impostazione a medio-lungo termine. Vabbè, ok, percorso impostato, adesso dovete scalare, che cosa fai tra 3 anni? Sei in Ancora barca? Soundreef, ancora Ancora sono lì, Soundreef. non sei Sì, ancora in sì, sì. barca tra 3 anni. No, ancora Soundreef. Penso almeno per i prossimi, questo è il nostro piano, prossimi 5 anni Soundreef. Poi tra 5 anni vediamo che cosa, Ah, io diciamo. chiedo perché vorrei fare un club velico tra i founder, quindi sto chiedendo a tutti, Ma diciamo. a me piace molto la villa, ci so Ok. anche andare, quindi figo, sono dei vostri sicuramente. No, perché tutti i founder, a tutti piace andare a barca a vela, quindi io credo che male che vada, ci troviamo con, facciamo delle regate. Male che vada, lavoriamo circo medico, insomma. Va bene, senti Davide, ti ringrazio moltissimo, è stata una chiacchierata molto molto interessante. Grazie a te. Beh, innanzitutto in bocca al lupo per Soundreef, seconda cosa, auguri di buon Natale e di buon Capodanno. Auguri anche E ci sentiamo con l'anno nuovo per tante cose nuove. a te. Ti ringrazio Nicola. Un Alla abbraccio, prossima. ciao. Ciao ciao.